liberaci dalla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che hai dato come patrona alla nostra comunità la Vergine e Martire Santa Barbara, per i suoi meriti e la sua intercessione salvaci da ogni male e concedici di camminare alla tua presenza nello spirito del Vangelo, portando frutti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen. Figlio e Spirito Santo. Amen. Annunziate che Cristo era morto ed è tornato in vita. Andate in pace. Andiamo, grazie a Dio. Viva Santa Barbara! Viva Santa Barbara! Anche in questo altarino facciamo la nostra preghiera, eleviamo la nostra preghiera di supplica al Signore, che per intercessione di Santa Barbara ci dia la forza di affrontare tutti i pericoli della vita e di essere liberati da ogni male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che hai dato come patrona alla nostra comunità la Vergine e Martire Santa Barbara, per i suoi meriti e la sua intercessione salvaci da ogni male e concedici di camminare alla tua presenza nello spirito del Vangelo, portando frutti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen. Concludiamo questo giro di devozione in questo altarino che è a ridosso ad uno dei quartieri da sempre attivi e coinvolti nella festa di Santa Barbara. Anche qui ancora una volta vogliamo elevare al Signore una preghiera di supplica, perché per intercessione di Santa Barbara ci liberi da ogni male, dal male presente che sta rattristando le nostre vite e il nostro cuore, ai mali futuri, perché il Signore abbia pietà dei suoi figli. Lo vogliamo chiedere tutto questo attraverso l'intercessione della nostra amata e santa patrona. Padre nostro che sei in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo, o Dio grande e misericordioso, che hai dato come patrona alla nostra comunità la Vergine e Martire Santa Barbara, per i suoi meriti e la sua intercessione, salvaci da ogni male e concedici di camminare alla tua presenza nello spirito del Vangelo, portando frutti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen.
per intercessione di Santa Barbara, Vergine e Martire, nostra patrona. Thank you.
fedele di un'altra religione o di un'altra confessione religiosa subito ci prenderebbe in giro, ci condannerebbe come persone che adorano i santi, ci direbbe: ma voi cristiani adorate i santi, mettete da parte Dio. In realtà non è così. Tutti noi sappiamo che la memoria, la festa di una santa, in questo caso di Santa Barbara, diventano occasioni perché tutti noi possiamo riflettere sulla chiamata universale alla santità, sul fatto che tutti, in forza del battesimo, siamo santi. Le gesta, il ricordo, gli eventi che i nostri fratelli maggiori, che i nostri amici, coloro che hanno sviluppato appieno questo seme della santità, oggi noi ricordiamo, in modo particolare nella figura di Santa Barbara, devono diventare per noi forza, stimolo, devono corroborare la nostra fede per poter anche noi dire: se ce l'ha fatta lei, ce la posso fare anch'io. Ma non è la stessa freccia, non è il segnale, ma quel segnale mi dice: se vuoi arrivare dritto alla destinazione, segui questa indicazione, non ti perderai. Questa è la vita dei santi. Santa Barbara, tutti i santi ci ricordano che seguendo le loro orme non ci smarriremo, che loro hanno un'altra indicazione, quella di portare a Cristo coloro che si avvicinano a loro. Per questo ogni santo per noi non è una persona, come dicevo all'inizio, da adorare, da idolatrare. Nessun santo prenderebbe mai il posto di Dio, ma ci ricordano con la loro vita che Cristo è presente, è vivo ed è operante oggi come allora, che la santità sviluppata, vissuta, non è qualcosa che riguarda il passato. Thank you.
stesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Barbara e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Salvatore, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ti congiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli. Thank you.
Signore, con la vostra vita andate in pace.